con la telemetria della Formula 1. Fai ridere, fai schifo, stupido. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video. Vi voglio subito tranquillizzare perché non ho scambiato i miei file registrati. Questo è il menu di Forza Horizon 4 e questo è il mio volante da Formula 1. Tutto giusto. Oggi infatti volevo fare un video un po' più ignorante, un po' fuori di testa, perché alla fine fa caldo, è agosto, il sole mi avrà anche un po' dato in testa. Ma ho pensato, perché non provare il volante da Formula 1 su Forza Horizon 4? Sapete perché? Perché attraverso SimHub io avevo già visto che nei giochi supportati da SimHub, quindi per la telemetria in tempo reale sullo schermo, c'è effettivamente anche Forza Horizon 4. Ovviamente non è ottimizzato, noi non abbiamo nulla di fatto apposta per Forza Horizon 4, però la cosa funziona. Da precisare che la schermata l'ho scelta io, questa vedete è la vecchia Formula 1, questa è la Formula 1 attuale, ma non hanno senso per questo gioco, meglio andare su quelle un po' semplificate. Qua ce n'è una tranquillissima con la tabella dei tempi sotto, stessa cosa per questa più o meno, tab dei tempi, forse questi sono i tuoi tempi. Qua abbiamo il segnamarce gigantesco e la velocità e il tempo su giro, anche questo andrebbe bene, però a me piace questa che è comunque troppo completa per Forza Horizon 4 e non credo, oddio, bisogna vedere in gara forse se ci dà il distacco, pilota davanti, pilota dietro, giri, posizione, ovviamente la velocità e le marce vanno. A proposito di marce, unica pecca, visto che questo è un volante come sapete particolare, il gioco in realtà non lo riconosce benissimo, o meglio lo riconosce, ma sono stato costretto a usare il cambio automatico perché quando vai a mappare i tasti poi non funziona più, non riesco a capire perché, quindi tocca mettere predefinito e usare quello che c'è. Fortunatamente volante e pedali tutto a posto. Avviamoci un po' a vedere come vanno le cose, perché vi ricordo che noi abbiamo già fatto dei test su Forza con i volanti non sempre riuscitissimi, perché di fatto Forza è un gioco che si gioca meglio con il joystick, eh? Però con un volante molto buono, sto notando, perché questo qui forse su Forza non l'avevo mai provato. Ho provato il T300 e il G29, che sono T300 di livello più basso, il G29 ancora di più, ed erano praticamente un incubo tutti e due. Questo qua, devo dire, il TS PC Racer, con la sua grandissima sensibilità del motore, un pochettino vedete migliora le cose. Ovviamente non sarò mai veloce come col joystick, però è comunque bellina come cosa. Magari se riesco, però cazzo, se si... Oh, bello il controllo. Se riesco vi metto almeno per un po', non lo so, quando non dà fastidio, il riquadrino del volante grandino, in modo che possiate vedere bene qua nel mezzo, ma in effetti è tutto funzionante. Voglio però vedere una gara se ci segna davvero i giri, le posizioni e cose varie. Anche se non stiamo andando in circuito, perché... Ma oddio, in realtà potremmo anche farne una di quelle che abbiamo già fatto, tanto chi se ne frega. Sì, se proprio ve lo devo dire, un bel Malavidrome di riscaldamento, visto che è una pista che conosciamo, possiamo subito capire un po' come girano le cose. L'auto che abbiamo scelto, ragazzi, non ve ne avevo ancora parlato, è un Ultima Evolution, vedete, del 2015. Perché comunque l'ho presa, ho guardato tutte le auto che avevo nel garage, ho cercato la più monoposto che ci fosse, che non avessimo mai provato, perché questa ha il sedile di guida spostato verso sinistra, ma è l'unica seduta che ha, ci sta, no? Un po' come stile più corsaiolo, anzi adesso magari proveremo anche a giocare dall'interno. Unica cosa, abbiamo abbassato la difficoltà a esperto, perché col volante è più difficile. A me piace molto questa visuale qua, attenzione perché ovviamente si resetta, vedo il coso qua, lo schermino su quella predefinita. Ma Malavidrome livello esperto? C'è una F40? Oddio. Tra l'altro sta macchina è un bolide. Forse al di là dello stile e tutto quanto, saremmo dovuti partire con qualcosa di un attimino più tranquillo, invece di un'auto che fa i 400 km orari. Oddio, oddio. Frenata qua in fondo. Meno male che il nostro fidato Malavidrome. Ora vedete che non riesco a recuperare terreno su quella F40. Oh!
È molto strano nell'impostazione. Scappa sotto sterza. Bisogna interpretarlo davvero bene. Ultima curva. Che noi sappiamo come fare. E ci lanciamo sull'F40 e poi su questo. Cos'è? Un Porschettino 997? No, ma che? Che svista che ho preso? È perché ha la livrea strana, è una Nissan. I fari ci assomigliano però, dovete essere onesti. Attenzione! Dentro ancora! Cos'è quella? È una Porsche Lego! Da dove è uscita? Ehi! Attenzione ragazzi, perché rischiamo anche di andare a podio. Siamo in procinto di iniziare l'ultimo giro e abbiamo preso un pochettino la mano. Dove è venuta fuori sta Porsche Lego? È bellissima. Ehi là, scusami, 599, hai rotto? Si potrebbe addirittura vincere se ci fossimo un attimo allenati prima, ma ovviamente apposta non l'ho voluto fare. Guarda qua l'ingresso sulla Lego Porsche, che è rialzatissima. Cazzo, è un Cayenne della Lego? No, ovviamente no, è la vecchia. Carrera. Grande seconda posizione in rimonta. Sì, volantino. Bello. Tra l'altro, un cazzo di giro abbiamo fatto. 34,7 in bagarre. Nei nostri super confrontini, manco tanto si vede. Ovviamente, questa ultima Evolution è una macchina fantastica. In tutto questo, io non ho avuto modo di guardare il volante per vedere se funzionasse quantomeno la posizione corrente in gara e il numero di giri. Però. Vabbè, adesso ragazzi abbiamo cambiato, siamo su una Lotus Elise GT1, che è un'altra bomba, però vedete che si guida molto molto bene, perché voglio andare a fare una gara nuova più difficile, una gara clandestina in strada, e anche qua magari la faremo così per gustarci un pochettino il tutto. Spettacolare il sound on board di sta cosa. Incredibile come può cambiare faccia sto gioco con un volante e una visuale interna. Oddio, piove, siamo di notte, ovviamente gara clandestina. La gara clandestina lo sappiamo, d'altronde. Attenzione qua, schermata. Andiamo di questa. Ah, il tempo va avanti, il tempo sul giro. E fra l'altro qua giri non ce ne sono, quindi vuol dire che sta calcolando il tempo totale di gara, ma quindi sicuramente andava anche prima. Molto figo. Mi rendo conto ragazzi che sta venendo fuori un video più serio del previsto, perché è veramente carino. Poi sta macchina è fenomenale, non ha tanto motore sul dritto, anche secondo me ha un grande carico aerodinamico, perché nelle curve anche sull'acqua la vedo bella piantata, non slitta poi molto, considerando che piove pure. E noi qua facciamo tutto più a bomba di loro. Guarda che roba. Con coraggio, tra l'altro, perché non ho per niente feeling con il volante. Eccezionale. Adesso io non dico che lo farò spesso, perché no, non lo farò spesso. Che altro perché ci tengo all'usura del volante. E proprio se non ne vale la pena, preferisco tenerlo da conto. Però devo dire che quest'una tanto mi sta facendo molto molto piacere. Guarda che roba, siamo belli. Oddio, quel civile lì ha cambiato un po' di carte in regola. Attenzione, metà gara, abbiamo passato in qualche modo la Viper, non so come. Adesso ci accingiamo anche con questa Ford GT, che però ha più accelerazione. Guarda lì. Sì, non ha motore la nostra Lotus, però ha tutto il resto. Interno addirittura Ferrarino a bomba qua a tavoletta, anche se c'ho una paura, non vedo un cazzo. Che fai? Non puoi tagliarmi la strada così, un altro 599 eccezionale. Aspetta, però tratti difficili, mamma mia. Ah no, questa è in civile. Cazzarola. Sì, è venuto via quell'alberello. Ne avessero messo uno più grosso di quelli che non si staccano, adesso starei bestemmiando qualsiasi calendario sia mai transitato da casa mia. Sto bastardo, sto Mercedes si è piazzato davanti proprio di cattiveria. Adesso purtroppo si accelera forte. Noi motore tanto non ne abbiamo.
possiamo sperare di fare la curva un po' a bomba, ma è finita, che figata! Tanta roba, poi nel buio a caso mi sono sentito in fiducia, non so, miracolo. Ho fatto secondo, non pensavo di essere così avanti, eh? Ovvio abbiamo dovuto giocare con una difficoltà un po' più bassa, come vi ho fatto vedere, ma nulla di paragonabile alla difficoltà che avremo adesso, probabilmente con il carrellino, prima di lasciarci. Andava provato. Attenzione, il carrellino da record. Incredibile. Incredibile. Meno ignorante così. Oh, attenzione, in penna in culo. No, no, c'è il mare di là. Non sai nuotare, carrellino. No, vabbè, ok. Non cambia un cazzo. È impossibile lo stesso. Con la telemetria della Formula 1. Fai ridere. Fai schifo. Stupido. Autodemolisciti, non sei degno. Oh mio Dio. Sì. Lo sto controllando anche troppo rispetto a quello che mi aspettavo. Non gira. Vabbè, come cazzo ti pare. No, 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 no. Le verdure già ce le abbiamo. Vai nel reparto surgelato. Dacci due. Vediamo dalla visuale killer mortale. Vabbè, è inutile che cambio le schermatine a questo punto. Oh, salve. Paura, eh. Guardalo, si è fermato anche lui ad ammirare. Sembra, oddio, da sta visuale sembra di essere su un tre route, su un'ape. Attenzione, lo prendo così, sembra più un'ape, eh? Attenzione. No. Nuovo record di velocità. Ma perché non... Non so come ci siamo finiti, ma si sta un gran bene, ragazzi. Io mi accamperei qui. Davvero carina e piacevole questa cagata che abbiamo... Che poi fino a un certo punto, perché durante le gare era anche un feeling addirittura di maggior serietà. Unica pecca, purtroppo, volante, magari c'è qualche modo, non lo so. Dubito che possiate aiutarmi voi, perché dovreste essere possessori di questo volante e averlo provato su forza, il che è una follia che probabilmente a nessun altro sarà venuta in mente. Però se fossi riuscito a personalizzare anche i comandi sarebbe stato molto molto interessante. Però promosso alla guida, molto molto divertente, ragazzi. Fatemi sapere anche voi nei commenti, mi raccomando, divertitevi in questi giorni, che magari potrà capitare un giorno senza video eccetera, tranquilli, e comunque la settimana di Ferragosto, anzi la prossima non ci sarò nemmeno io, sto facendo il possibile per lasciarvi tutto quanto in ordine. Ciò che è certo è che ci vedremo sicuramente in un prossimo video, ma soprattutto venite a seguirmi su Instagram, come al solito lo trovate in descrizione. Io vi abbraccio e ci becchiamo. Ciao ragazzi, dal carrellino della spesa col volante da Formula 1. Ah, che cazzo ho detto? È giusto, è solo che suona veramente ridicolo. Ciao!